Vicino all'attuale capolinea della metropolitana, in via Fermi, sta nascendo un nuovo piccolo quartiere della nostra città, su un'area che è stata occupata fino a qualche anno fa da un'importante azienda collegnese, la Elbi. È per noi motivo di grande soddisfazione ricordare come il comune, con una politica urbanistica attenta, sia riuscito a trovare una nuova collocazione in città, nella nuova area industriale, a questa azienda, garantendo sul nostro territorio circa 1000 posti di lavoro ancora oggi, in epoca di delocalizzazione, e al contempo prevedendo una trasformazione, un miglioramento della qualità urbanistica e ambientale di questo territorio. Nella zona stanno sorgendo alcune palazzine abitative, sono abitazioni in edilizia convenzionata, quindi ad un prezzo agevolato, soprattutto per giovani coppie, per famiglie che vogliono accedere al mercato della casa ma che trovano maggiore difficoltà sul mercato libero, e abitazioni realizzate secondo i criteri previsti dal nostro regolamento edilizio, del nostro allegato energetico, quindi con alta efficienza energetica, risparmio di calore, risparmio di acqua e di energia. Accanto a queste abitazioni la nascita di un ipermercato, ipermercato Coop, sarà sicuramente un grande polo commerciale dove ci giochiamo anche la scommessa di un polo commerciale raggiungibile non solo tradizionalmente dalle auto ma anche con i mezzi pubblici dalla metropolitana. È sicuramente un luogo molto, molto appetibile, molto centrale, perché da via Fermi si può raggiungere facilmente in 15 minuti il centro di Torino, ma anche i comuni circostanti, perché lì si attestano molti mezzi pubblici che arrivano dai comuni vicini. Accanto a questo c'è la realizzazione di un numero molto alto di parcheggi, perché comunque bisogna tener conto di esigenze pregresse del quartiere, della zona, e la realizzazione di una pista ciclabile che si connetterà con le piste ciclabili esistenti, e di ampi spazi verdi a disposizione dei nuovi abitanti e di quelli del quartiere Paradiso. Per noi è stato importante anche fare in modo di segnare, diciamo, questi luoghi con le titolazioni a personaggi importanti della nostra storia, per cui il piazzale dove si affaccerà l'Ipercoop sarà intitolato a Bruno Trentin, storico sindacalista della CGIL, e voglio ancora ricordare che il giardino sarà intitolato a Ilaria Alpi, nel ventennale della sua scomparsa, una giornalista che ha pagato con la vita il suo impegno per la conoscenza del mondo, così come poi ad altri importanti personaggi, padre Pellegrino, Natalia Ginzburg ed altri illustri italiani. All'interno del fabbricato sarà realizzata anche e dismessa gratuitamente al comune la palestra per la storica società di scherma collegnese che si trovava già prima nel quartiere, e ancora è bene ricordare, sempre negli accordi con la proprietà Nova Coop, l'impegno occupazionale. Le persone che lavoreranno nel supermercato saranno scelte e selezionate dal nostro centro per l'impiego, saranno collegnesi selezionati dalle persone iscritte al centro per l'impiego di Collegno, circa 100 persone, e di questi tempi è sicuramente un dato molto importante. E ancora, la Nova Coop si è assunta l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi fin tanto che il negozio sarà aperto. Secondo me è una buona soluzione, il risultato, diciamo, di una partnership pubblico-privato di alta qualità, che dà a tutti i cittadini la possibilità di godere di spazi di qualità e anche di nuove occasioni occupazionali e del tempo libero. L'area ex Elbi è interessata da grandi cambiamenti, così come accadrà sull'intero ambito di Via De Amicis a conclusione degli studi attualmente in corso di realizzazione. Nella zona occupata dall'ex stabilimento industriale, integrata da altre aree limitrofe, si prevede un nuovo quartiere residenziale con negozi, spazi pubblici, luoghi di intrattenimento e servizi.
Il piano particolareggiato approvato nel 2006, in variante al piano regolatore generale comunale vigente, ridisegna questa porzione di città intorno ad un grande spazio pubblico che collega la stazione della metropolitana, il centro commerciale e gli edifici residenziali attraverso un'ampia piazza pedonale attrezzata con aree verdi, aree gioco bimbi, piste ciclabili e aree sosta, un nuovo asse viario e la sistemazione della viabilità esistente, ampie aree parcheggio in superficie e interrate, sia pubbliche che private. L'area di trasformazione che andiamo a descrivere è quella relativa all'ambito ex Elbi, lo stabilimento industriale Elbi, che all'epoca nella quale è stato approvato il progetto, cioè negli anni 2005-2006, era in via di rilocalizzazione sostanzialmente. Ecco, qua vediamo una cartografia dello stato di fatto ante trasformazione. Il piano regolatore all'epoca era questo sostanzialmente, qui abbiamo uno stralcio, l'area era destinata a funzioni produttive o terziarie. Questo comportava dei problemi in termini di valorizzazione dell'area, nel senso che questo tipo di operazioni, quelle di rilocalizzazione, richiedono dei meccanismi di valorizzazione dell'area originaria. Questa destinazione di piano regolatore non era idonea per consentire questo tipo di meccanismo. C'è stato un documento di indirizzi approvato dal Consiglio Comunale che ha definito gli obiettivi che sono stati poi presi come riferimento per realizzare l'anticipazione costituita appunto dall'area di trasformazione ex Elbi. Altro elemento interessante sotto il profilo metodologico, che in un caso di questo genere era fondamentale, è il protocollo d'intesa che è stato sottoscritto tra la città e la proprietà, che ha definito gli elementi appunto dell'intesa reciproca per pervenire a quel tipo di valorizzazione e in ultima analisi l'effettiva rilocalizzazione dello stabilimento Elbi. Qui vediamo la modifica di piano regolatore, l'ambito è più allargato rispetto all'area del semplice stabilimento, del puro stabilimento della Elbi, perché c'erano delle aree da organizzare meglio di proprietà della Elbi e anche un'altra area in via di dismissione, area industriale in via di dismissione, che è l'ex Messer. Pertanto è stato inserito tutto in uno stesso ambito di trasformazione, questo con beneficio per l'organizzazione complessiva. Il progetto ragiona anche immaginando di essere la prima matrice di un progetto più ampio e sotto questo profilo, vedete, è stata individuata una spina che potremmo definire trasversale, orientata in senso est-ovest, all'incirca parallela alla Via De Amicis, che ha come caratteristica intanto quella di attraversare e di innervare attraverso una serie di funzioni a servizio pubblico tutto l'ambito di trasformazione, ma dall'altra parte si pone anche l'obiettivo, lo vedete chiaramente qui, di poter essere continuata verso est e verso ovest. Un grande elemento insediativo centrale, oltre alle parti commerciali, qui sono previste funzioni terziarie. All'interno di questo centro servizi in particolare è previsto un grande centro commerciale di 8.000 metri quadri di superficie di vendita, con 4.500 metri quadri di supermercato, con un completamento di tipo residenziale verso la Via De Amicis. Altri elementi interessanti di tipo insediativo è questo elemento diciamo a L che si pone verso est, rappresentato dall'edilizia residenziale convenzionata. È previsto un giardino pubblico, una piastra di tipo minerale che diventa una sorta di piazza, un luogo dove fare manifestazioni, eventi, con uno skate park, quindi un occhio attento anche ai giovani, un giardino pubblico, un gioco bimbi verso est, andando così a coprire tutte le esigenze. Noi abbiamo circa 1000 posti auto a parcheggio, dei quali 720 connessi all'intervento residenziale e commerciale, oltre 300 posti auto relativi al parcheggio della metropolitana.
Questo progetto ha richiesto l'intervento di numerose progettualità e attori. In primis si può ricordare lo studio dell'architetto Caprioglio, che ha redatto il piano particolareggiato. Il nostro settore urbanistica ambiente, che ha fatto la supervisione e il coordinamento. Lo studio dell'architetto Curti per gli approfondimenti sulla viabilità. Questi studi sono avvenuti sotto la supervisione del settore lavori pubblici del Comune di Collegno.